Eccoci di nuovo collegati con lo stadio Sant'Anna di Narniscalo per seguire il secondo tempo tra Narnese e Orvietana. Gara valevole, ve lo ricordo, come secondo turno di Coppa Italia riservata alle squadre di eccellenza. Risultato al termine della prima frazione di gioco 1-0 in favore dell'Orvietana con la rete messa a segno da Abubakar Keita. E adesso ci aspettiamo ovviamente la reazione da parte della Narnese. Pallone recuperato da Proietti, buona la prova del numero 5, adesso fermato dall'intervento di Silveri che poi va ad aprire verso Zara, un pallone imprendibile. E allora due cambi effettuati dal tecnico Sabatini con Pinzaglia e Paoloni in campo al posto di Capati e Raggi. Seguiamo questa azione di Zarra sul settore di sinistra che riesce a mettere dentro il pallone che arriva dalle parti di Quondam ma che colpisce Lanzi invece che colpire la palla. Calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Cunzi, Petrini, Silveri, Ponti, Annibaldi, Bagnato, Quondam, Rocchi, Zarra e appunto Paoloni e Pinzaglia. Gli 11 messi in campo dal tecnico Marco Sabatini. Risponde l'Orvietana con gli stessi 11 della prima frazione di gioco e sono Frola, Barbini, Bianco, Lanzi, Proietti, fa per due, Cotigni, Biancalana, Vicaroni, Greco, Keita. Gran bel gol quello di Keita sull'ottimo assist, il cross è stato operato da Proietti. Biancalana allargato per il numero 5 che ha messo questo pallone in mezzo, Keita in anticipo su il difensore. Nulla da fare per Cunzi che nonostante tutto aveva toccato la sfera. Attenzione con Bagnato, adesso arriva Proietti, lo chiude poi Cotigni ma in maniera fallosa, dice l'arbitro. Calcio di punizione in favore della Narnese che è partita subito forte. Pallone messo in mezzo, il colpo di testa di fa per due in anticipo su Quondam. La palla che arriva dalle parti di Vicaroni, c'è Ponti che fa buona guardia, lo ripropone in avanti. Ancora un colpo di testa da parte della retroguardia biancorossa. Vicaroni mantiene il pallone, poi Bianco lo scaraventa lontano verso Keita, troppo lungo per il numero 11. Cunzi può recuperare la sfera, rimettere in gioco per Annibaldi. Si fa vedere, riceve Silveri, Annibaldi sulla pressione di Proietti. Sbaglia il rilancio Cunzi, allora Proietti ancora per Vicaroni di prima intenzione, ancora un intervento di Ponti mentre si è fatto male Biancalana. Pallone messo fuori per consentire di soccorrere il giocatore orvietano che si tocca la caviglia sinistra. Speriamo non si tratti di nulla di grave. Buona la prova anche di Biancalana che è un po' un jolly, lo può gestire sia come esterno destro di difesa che come centrocampista. Rimessa effettuata da Vicaroni per Cunzi che riparte. Pallone per Ponti, ancora lungo a cercare Quondam che fa da sponda a favore di Bagnato. Bagnato sul settore di destra è tallonato da Lanzi, Bagnato mette dentro, ancora colpo di testa, la gran parata di Frola, poi attenzione il pallone rimane lì, Zarra ancora la conclusione, ancora Frola, bravissimo l'estremo numero 1, grande parata sul colpo di testa di Quondam, ancora pericoloso il giocatore con la casacca numero 9 e lo sapevamo, quando si ha a disposizione giocatori di questo rango bisogna sempre stare molto attenti. Il pallone messo dentro, il colpo di testa di fa per due. Poi la palla che arriva dalle parti di Pinzaglia, Zar va con il cross, ribattuto da Greco. Ancora Zar, prova ad incunearsi Rocchi, lo fa bene, poi arriva Cotigni e mette il pallone in corner, il secondo che va a battere l'Arnese, uno ne ha battuto il Orvietana. Quando sono passati 3 minuti di gioco di questa ripresa, e l'Arnese è partita subito con il piede sull'acceleratore, bravissimo Carmine Frola su quell'intervento di testa di Quondam. Il pallone ancora messo in mezzo, ancora Frola che va ad uscire,
si scontra con Quondam che commette fallo, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Orvietana che non si deve, ovviamente non deve assolutamente retrocedere. In campo non deve arretrare, deve continuare a giocare come ha fatto nella prima frazione di gioco, con l'impostazione, il rilancio lungo di Frola verso Vicaroni, colpo di testa e di Pinzaglia. Palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco a favore dell'Orvietana che adesso effettua un cambio, forse problemi per Biancalana, e allora dentro Andrea Bragaletti, bravo Biancalana, lo sottolineiamo perché è un giovane classe 2002. La rimessa di Bianco verso Vicaroni, spinge Pinzaglia, poi Rocchi, perfezione il rilancio nella parte di Quondam che lotta ancora in mezzo a due avversari, riesce a toccare il pallone, c'è l'intervento di Lanzi, cartellino giallo anche per Lanzi. Primo ammonito della partita per i colori biancorossi, due finora gli ammoniti dalle parti dell'Arnese sono Bagnato e Rocchi. Il calcio di punizione in favore della formazione di Sabatini. Pronto come al solito Bagnato. Occhio a sinistra dove c'è Zar. Pallone lungo, colpo di testa di Annibaldi che non riesce a deviare sulla pressione gli ha messo Vicaroni, e allora si riprende con la rimessa dal fondo da parte di Carmine Frola, autore pochi istanti fa di una super parata sul colpo di testa di Quondam. Fa per due, si fa vedere Barbini, fa per due, preferisce rilanciare lungo in avanti dalle parti di Vicaroni, poi Keita si gira, ha spazio per andare, Keita lo chiude, Pinzaglia. Palla in fallo laterale, la rimessa in gioco dell'Orvietana. Sale come al solito Bianco sull'out di sinistra per le rimesse laterali. Si fa vedere Greco. Bianco non sa chi darla. Poi dà in profondità verso Proietti. Guadagna un'altra rimessa l'Orvietana. 6 minuti di gioco della ripresa, sempre 1-0 a favore della formazione di Ciccone. Keita si gira, scodella questo pallone in mezzo, il colpo di testa della retroguardia rosso-blu, poi il pallone che rimane lì pericolosamente, purtroppo siamo oscurati da due legni, da due pali posizionati proprio di fronte alle nostre telecamere, del resto non possiamo fare altrimenti. Frola prova a servire Barbini, troppo lungo, regala rimessa agli avversari con Petrini in avanti, palla sfila e c'è il fallo di Rocchi che ha cercato di ostacolare l'anticipo di fa per due. Calcio di punizione con lo stesso numero 6 che si incarica della battuta, si fa vedere Barbini a destra, fa per due, va con una sciabolata lunga a cercare Vicaroni, pallone controllato da Proietti che lo ripropone a Bianco, ecco Greco, prova a ragionare l'Orvietana con Proietti, cerca Bragaletti, c'è l'intervento di Silveri, poi Zarra si inserisce, prova ad andarsene, lo ferma molto bene Proietti, quindi Greco prova ad andarsene, se ne serve Bragaletti, Bragaletti si accentra, Bragaletti, c'è Silveri su di lui, arriva il raddoppio da parte di Bagnato, poi lo ferma Proietti che poi cerca Vicaroni, la palla non sfila per l'intervento di Annibaldi,
provvidenziale in questa circostanza, l'apertura a destra per l'inserimento da parte di Paoloni, la palla che sfila ora a Quondam, Quondam contro fa per due, si ferma Quondam, ancora Paoloni, allarga ancora per l'inserimento da parte di Pinzaglia che mette dentro la sfera che arriva dalle parti di Zar che la gira, ancora Frola si fa trovare pronto, il portiere norvietano si fa trovare pronto sulla girata su questo pallone insidiosissimo che ha tagliato tutta l'area di rigore, è arrivato Zar di prima intenzione, ancora lo Zar che va a rimettere in gioco da calcio d'angolo ma direttamente dalla parte opposta, terminato oltre la linea laterale, è un arnese che spinge, è un'orvietana che si sta difendendo con i denti mentre è pronto un altro cambio, fuori Cotigni, il capitano, dentro Guazzaroni, esce il capitano, dentro Rocco Guazzaroni, per lui una gara molto dispendiosa domenica, oggi turnover per lui, si riprende con la rimessa per Bianco sull'auto di sinistra, si va a vedere Keita. Mentre c'è un cambio, fuori Annibaldi, non lo so, e dentro con il numero 18 Tancini, sì. Fuori Annibaldi e dentro Tancini per l'Arnese, no. Non cambia nulla sotto il profilo del tattico. Allora Bianco, pronto lui con le mani, lungo in avanti, pallone recuperato da Silveri. Bene. Rimesso lì Quondam di prima intenzione, gol veramente di grande fattura con questo pallone girato di testa, sì. Mi sembra da Rocchi, Quondam se lo è trovato sul piede sinistro, gran sinistro al volo, palla sotto la traversa, niente da fare stavolta per Frola, e al decimo minuto dell'undicesimo minuto del secondo tempo Quondam porta il risultato in perfetta parità 1-1, e ormai erano minuti che l'Arnese stava spingendo in maniera piuttosto importante, siamo rimaste tutte male, e adesso ci prova ancora l'Orvitana con questo pallone messo lungo in profondità per lo scatto di Vicaroni, irraggiungibile la sfera, e allora la Narnese è pervenuta al pareggio, il Tomahawk. Un pareggio che oggettivamente sì. Può essere anche meritato, gran gol veramente da parte di sì, perché 3,48 euro costavano. Quondam, adesso il fallo fischiato a Bagnato. Ciao. Su Guazzaroni, calcio di punizione con Greco pronto per la battuta, lo scambio con Lanzi, fa per due, ricomincia da Frola, il rilancio di Frola non è preciso, allora Zar addomestica il pallone, poi glielo soffia Proietti, Greco, Barbini chiuso da quella parte, allora ricomincia ancora da Greco, da questi a Lanzi, pressato, si deve liberare della sfera, poi il colpo di testa di Tancini e c'è un fallo di mani del tutto involontario, ma fallo di mani per Bagnato, calcio di punizione già battuto da Greco per fa per due, da questi a Barbini sull'auto di destra, ma si deve ripetere la battuta del calcio di punizione, ancora fa per due, ancora Barbini, fa per due Barbini, l'intervento di Zarra che allunga il tackle sul numero 2, calcio di punizione e cartellino giallo anche per Zarra, terzo ammonito della partita, potrebbe starci benissimo questo
cartellino giallo, si scusa Zarra per l'intervento, mentre altro cambio, pronto Flavioni per Bianco, buona prova anche per Leonardo Bianco, dentro Francesco Flavioni che si va a posizionare come al solito sulla sua ala di competenza. 1-1 il punteggio, il risultato in perfetta parità che ovviamente sta bene anche la Narnese in vista della sfida contro il San Valentino. Per l'Orvietana soltanto una vittoria potrebbe consentire di rimetterla in gioco, mentre il fallo adesso subito da Guazzaroni. Bracaletti sul punto di battuta, area affollata quella della Narnese, si muove pallone lungo sul secondo palo, troppo lungo per tutti, sfuma così l'occasione in questo calcio di punizione. Niente da fare, quarto d'ora della ripresa, 1-1, è cambiato di nuovo il punteggio. Gol pesante quello di Quondam, anche di pregevole fattura, lo dicevamo, un bel sinistro al volo con palla che si è insaccata sotto la traversa, davvero niente da fare per Frola che pochi istanti prima era stato protagonista di due interventi salva risultato. Adesso si gira Rocchi, l'apertura a favore di Zarra, Zarra punta all'avversario, Zarra contro Barbini, Zarra entra in area, il taglio su tutta l'area di rigore, pericolosissimo, nessuno dei suoi compagni fortunatamente per l'Orvietana era dall'altra parte, azione che si perde, sempre pericoloso Ayub Zar soprattutto nell'uno contro uno. Palla in avanti verso Vicaroni, pronto per la battuta Pinzaglia, per la rimessa Rocchi prova a girarsi in mezzo a due avversari, riesce a filtrare, pallone per Paoloni, ora Bagnato viene chiuso da due avversari, riparte Greco, apertura con il sinistro a cercare l'inserimento di Bracaletti, pallone però recuperato da Tancini che chiama in causa Kunzil, rilancio lungo verso Zar. Silveri lascia l'incombenza della rimessa laterale a Petrini, con le mani lungo verso Zarra, arriva il raddoppio di Proietti, Zarra in mezzo a due avversari, non riesce a passare, lo chiude Barbini, altra rimessa sempre in zona d'attacco, Petrini prova a far filtrare, attenzione a questo pallone pericoloso, limite la conclusione di Bagnato, ribattuta poi Rocchi, alimenta ancora con questo pallone messo lungo sul secondo palo, Barbini mette sul fondo ma la palla è già uscita. Buon per l'Orvietana in questo pallone che termina sul fondo e si riprenderà con la rimessa di Carmine Frola. Lancio lungo dalle parti di Vicaroni, Zarra conquista palla, poi finisce giù, non c'è fallo dice l'arbitro, si arrabbia Zarra, pallone lungo in profondità verso Vicaroni, ancora Tancini, Zarra, Silveri attaccato fallosamente da Guazzaroni, subito battuto Pinzaglia, accelera i tempi la Narnese, il tocco a favore di Paoloni, Paoloni cerca compagni, si libera della sfera servendo Bagnato, Bagnato sull'out di destra, c'è l'intervento falloso, c'è un intervento falloso da parte di Flavioni,
calcio di punizione e rimane in zona d'attacco la Narnese. Decisamente un altro piglio, decisamente un'altra volontà in questa ripresa da parte della squadra di Marco Sabatini. Pronto Bagnato, si muove Rocchi in area, tallonato da Greco, occhio a Quondam, cioè fa per due su di lui. Pronto Bagnato, parte il cross in mezzo, il colpo di testa, la palla che ribatte su Zara, ancora rimessa in mezzo, poi il tocco di Quazzeroni, dice di petto l'arbitro. Arriva di gran carriera poi Petrini e non rischia Greco, vedendo il pallone oltre la linea laterale. Si fanno sentire i tifosi della Narnese che vedono la propria formazione spingere parecchio. Ora il pallone che rimane lì, ancora pericoloso, Guazzaroni lo rispedisce oltre la linea laterale. La rimessa sempre di Petrini, si fa vedere Zarra. Petrini cerca Quondam di testa, la chiusura di Flavioni, poi Quondam, limite dell'area, Quondam cerca lo spazio per tirare, attaccato da tre avversari, viene chiuso, poi il pallone recuperato da Silveri, quindi Keita. Punti. Ripropone in profondità, fa per due, ancora verso Flavioni, senza mezze misure, scaraventa lontano dalle parti di Vicaroni, Keita. Keita si ferma, va giù. Non c'è fallo, dice l'arbitro. E allora riparte Bagnato. Petrini. Cambia tutto dalla parte opposta dove è posizionato Paoloni. L'intervento di Flavioni. Lascia sfilare Pinzaglia che poi rimette con le mani centralmente verso Rocchi. Ancora Pinzaglia va con il cross dalla parte opposta dove Zarra domestica questa sfera. C'è Barbini su di lui. Si ripete il duello. Ancora Zarra. L'invio di Barbini che forse nel movimento ha colpito al volto Zarra, fallo del tutto involontario da parte di Marco Barbini, però l'arbitro ha fermato il gioco, ha segnato il calcio di punizione ancora per la Narnese che sta spingendo adesso a sinistra questo calcio di punizione quando siamo giunti al 21esimo minuto di questa ripresa, 1-1, mentre è in procinto un altro cambio, pronto a entrare con il numero 13 Matteo Filipponi. Vediamo se sa, se fa effettuare il cambio il direttore di gara al posto di Matteo Silveri. Fa segno a Silveri di rientrare in campo. Cambio rinviato. Pronto sul posizione di battuta Andrea Bagnato, aria affollata come al solito, parte Bagnato, il cross basso sul primo palo, la palla sfila, attenzione Stancini, ha provato a girare, poi Ponti, quindi Paoloni, si rifugia in Pinzaglia che ripropone in profondità, nessun problema stavolta per Frola, che recupera la sfera e può accingersi al rinvio al 23esimo minuto di questa ripresa, risultato in perfetta parità 1-1, al gol di Keita ha risposto Quondam, ancora il pallone rimesso in profondità, fa per due, poi Greco, perfezione il rilancio, Tancini, c'è Keita,
che va a cercare di superare Pinzaglia, mentre un po' di scintille tra Cunzi e Keita, e l'arbitro ammonisce anche Cunzi. E questa l'ha voluta cercare Cunzi, non c'entrava nulla in questa circostanza l'intervento del portiere della Narnese. Fin qui non mi sento di giudicare in maniera negativa la gara del direttore di gara, anzi fin qui poco da dire. Mentre è pronto un cambio nelle file dell'Orvietana, pronto Simoncini per Keita. Grande prova di Abubakar Keita. Dentro Simoncini. Vediamo dove si va a posizionare, se abbiamo sempre conosciuto come un esterno sinistro di difesa più che altro. Attenzione a Kwonda, ma zona tiro, va a concludere centrale Frola. Si fa trovare pronto e rimette in gioco a fa per due. Scambia Proietti con fa per due, quindi Barbini, rimpallo favorevole, cerca ancora Proietti, la palla sfila, Tancini alimenta l'azione per la sua squadra, ancora l'intervento di fa per due in anticipo su Kwondam, quindi Rocchi lotta con Guazzaroni che riesce ad uscire via con la palla tra i piedi e lo scatto di Vicaroni. Stavolta c'è il fallo di Ponti e altro cartellino giallo. Cinque ammoniti nelle file della Narnese. Calcio di punizione interessante per Bracaletti, si allontana infatti Greco, si allontana anche Guazzaroni. Potrebbe anche tentare. Siamo intorno ai 25 metri. Pronto Andrea Bracaletti. Parte la battuta di Bracaletti con palla che si abbassa proprio sopra la traversa. Forse l'arbitro... Sì, infatti il guardalinea assegna il call corner perché Cunzi ha toccato. Il secondo corner della partita per l'Orvietana. E se vogliamo questo può essere inserito nel nostro taccuino delle occasioni. Va sulla lunetta del calcio d'angolo Greco, ancora sul primo palo, la girata tentata da Proietti, poi ancora Greco alimenta dall'altra parte dove c'è fa per due, si gira, cerca lo spazio, va giù, tutto regolare dice l'arbitro. Paoloni chiuso dall'intervento, qui c'era una strattonata, ancora il pallone messo dentro, Vicaroni va giù, tutto regolare, l'arbitro è lì a due passi, non segnala nulla, semplice rimessa con le mani in favore dell'Orvietana, mentre è rimasto a terra un giocatore della Narnese, mi sembra Ponti. E allora al 27esimo minuto di gioco di questo secondo tempo, il risultato è sempre fermo sull'1-1 tra Orvietana e Narnese. Narnese che ovviamente ha ancora la partita da giocare contro il San Valentino, per Orvietana è la seconda di questo mini girone che comprende anche, come detto, la formazione ternana dell'Olimpia Tirus, che a questo punto della classifica sta a quota 3. In questo momento Narnese e Orvietana a quota 1, Orvietana che sarebbe
quindi fuori da tutti i giochi. L'Arnese che dovrebbe andare a vincere a Terni per il passaggio del turno, se il risultato rimanesse questo al termine dei 90 minuti. Sembra che non ce la faccia Ponti. Infatti si rialza Zuppicante e chiede il cambio, infatti. Fuori Ponti, l'Arnese momentaneamente in 10. Vitana potrebbe sfruttare questa occasione. Pronto per la rimessa con le mani Flavioni. Palla per Bragaletti, ancora verso Flavioni. Il rimpallo, poi Vicaroni in area, si gira, ma si alza la bandierina del guardaline. Posizione irregolare di Vicaroni. Calcio di punizione in favore dell'Arnese, che rimane momentaneamente in 10 perché il cambio ancora non è stato effettuato. Pronto Cunzi, lungo in avanti, Quondam, Lanzi, e spinge questo pallone, poi Vicaroni prova a lottare, allora Zar contro Barbini, fallo fischiato a Zar, palla lunga, Bracaletti prova a spizzare di testa ma non c'è nessuno dei suoi compagni, allora Cunzi già rimesso in moto Pinzaglia. Da quest'altra parte Barbini, quindi Flavioni sulla sua ala per il controllo di Vicaroni, non preciso, e allora recupera Proietti, lo scambio bene per Simoncini mi sembra, e il fallo fischiato a Petrini, un po' ingenuo in questa circostanza il numero 3 che era in netto vantaggio su Simoncini. Regala un calcio di punizione all'Orvietana. Sguardo al cronometro per Gianfranco Ciccone. Trentesimo, manca un quarto d'ora al termine della partita. Più recupero. Arbitro che va a far ravvisare la posizione della barriera. Pronto Greco, che non credo che tenterà la battuta da quella distanza verso la porta. Parte il numero 10, pallone insidioso sul secondo palo, ancora fa per due che va in spaccata ma non ce la fa a raggiungere la sfera, allora Cunzi effettua il rilancio ma la palla credo sia in movimento, allora l'arbitro fa ripetere la battuta. 31 minuti di gioco, il rilancio di Cunzi sfiora Quondam, poi Greco alza questo pallone a campanile, Bragaletti, Tancini di testa. Da quest'altra parte l'arrivo, il pallone messo lungo in profondità, arriva Cunzi al limite della propria area sulla pressione di Vicaroni. Ancora Cunzi, effettua il rilancio in avanti, Bagnato, c'è Lanzi che fa buona guardia, quindi Greco si propone a destra, Simoncini, Greco recupera questo pallone, poi lo taglia in profondità proprio per Simoncini che arriva con il destro, la chiusura provvidenziale da parte di Petrini, ma c'è posizione irregolare. Non siamo nella posizione di poter giudicare meglio dell'assistente Vagnetti.
posizione irregolare. Mentre il tempo scorre inesorabile, 33 minuti di gioco. L'Arnese, che vi ricordo, è ancora in 10 uomini perché il cambio non è stato effettuato. Kunzi sbaglia il rilancio, c'è il recupero da parte di Guazzaroni, poi il colpo di testa da parte di Pinzaglia, palla che termina oltre nel laterale, la rimessa in gioco per i biancorossi. Effetto a Flavioni per Proietti, Greco in verticale per Bracaletti che gira ancora a cercare Vicaroni, chiuso, ma bravo ancora Greco a recuperare palla. Greco allarga per Barbini, fermato dall'intervento di Petrini che poi si invola sul settore di sinistra, ancora Petrini si accentra, prova a fermarlo in qualche modo, il tocco a favore di Rocchi, quindi Bagnato scivola giù. Guazzaroni non è d'accordo su questa decisione del direttore di gara, mi sembrava fosse scivolato Bagnato. Comunque calcio di punizione in favore della Arnese. Qui potrebbe anche tentare la conclusione un buon tiratore come Andrea Bagnato. Forse il tempo per questo cambio con Filipponi, che dovrebbe entrare al posto di Ponti. Sì, entra in campo Filipponi, ha giocato quasi 10 minuti in inferiorità numerica l'Arnese, mentre Bagnato guadagna qualche metro con la battuta di questo calcio di punizione, mentre l'arbitro va ad assicurarsi dell'assistente. Cerchiamo di capire anche noi. Si discute su quanti cambi devono essere effettuati. L'Orvitana fino a questo momento ne ha effettuati 4, Flavioni, Guazzaroni, no 3, sì 4, Simoncini e Bracaletti, Filipponi, Paoloni, Tancini e Pinzaglia, 4 anche quelli della Arnese. Il calcio di punizione in maniera molto intelligente, Bagnato si è guadagnato almeno un metro, che da quella distanza è sicuramente non poco. Pronta la barriera di Carmine Frola. Uomini, occhio Barbo, occhio! Pronto Bagnato per questo calcio di punizione quando siamo al 37esimo minuto, 8 al termine più recupero. Parte Bagnato, il destro, c'è Frola, ha inquadrato la porta ma ha intuito tutto Carmine Frola, senza nessun problema recupera la sfera e si accinge al rinvio. Pallone lungo dalle parti di Pinzaglia, arriva Vicaroni, glielo soffia,
Poi lo serve arretrato a favore di Flavioni, quindi Greco fermato, riparte Tancini, Silveri, Pinzaglia, sciabolata lunga, cercare Zara, attenzione, limite dell'area, fa da sponda per Rocchi, 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 limite, cerca la conclusione, ribattuto. Quindi Petrini alimenta Zara sul settore di sinistra, si ripete il duello contro Barbini, Zara e Barbini, arriva il raddoppio anche di Simoncini, non riesce a passare Zara, guadagna il quarto angolo della partita. 2 ne ha battuti in Lorvietana, 4 ne ha battuti la Narnese. Lascia l'incombenza della battuta a Bagnato a Ayub Zar. Parte il cross, pallone in mezzo, sfiora soltanto Tancini. Per la seconda volta che viene in avanti. E allora Flavioni va al recupero della sfera ed effettuare la rimessa laterale. Si fa vedere Guazzaroni, tocca per lui, però rimessa effettuata in maniera errata da parte di Flavioni, regalata un possesso alla Narnese che non ha sicuramente bisogno. Deve essere più concentrata la squadra biancorossa in queste circostanze. Pronto Pinzaglia, con le mani lungo, tocca Rocchi, il rinvio di Proietti, lunghi in avanti, rincorre la sfera Vicaroni, c'è Cunzi, perfezione il rilancio, poi sbaglia l'appoggio Proietti, recupera il neo entrato Filipponi, ora in possesso di palla, cerca Compagni, alza la testa, scaraventa questo pallone verso Zarra, che lo mantiene in campo Barbini, lo dicevamo, gran bel duello, tutto regolare qui, il contatto in area, qualche timida protesta, l'arbitro era lì a due passi, attenzione all'Orvietana che può andarsene, Bragaletti, Bragaletti contro Tancini, Bragaletti contro Tancini, Bragaletti, la conclusione, Tcunzi si oppone, pallone troppo centrale da parte di Andrea. E poi la palla che termina fuori per la rimessa in gioco della Narnese, grande occasione per l'Orvietana in ripartenza con Bragaletti che era entrato in area. E allora cambio, il quinto, quando mancano 4 minuti al termine, fuori Vicaroni, dentro con il numero 17 Andrea Baci. Che domenica scorsa proprio all'ultimo minuto ha avuto una ghiottissima occasione di testa contro il San Valentino per pareggiare il match. Quondam con le mani, lunghissimo per Rocchi, contro fa per due, riesce a mettere il pallone dentro, c'è Greco che fa buona guardia. E allora recupera Petrini, si fa vedere Filipponi, la pressione su di lui di Simoncini, da quest'altra parte Silveri, ancora scodellare in mezzo, il colpo di testa di Quondam per l'inserimento di Paoloni, ha letto bene Frola che è uscito in anticipo, ha conquistato il pallone. Scoccato il 43esimo minuto di gioco, 2 al termine più recupero. Guazzaroni conquista questo pallone sull'out di sinistra, si fa vedere Flavioni, eccolo servito, l'intervento integra e scivolato da parte di Pinzaglia, poi il pallone è recuperato da Greco, lo mette in mezzo, la sponda di Baci e poi pallone recuperato ancora dall'Orvietana con Lanzi che arriva di gran carriera a tentare la conclusione, palla che si impenna oltre la traversa.
il rilancio di Gunzi. Quondam sfiora di testa, poi Zarra, lo rincorre Barbini, si ripete il duello, Barbini lo chiude stavolta molto bene, poi c'era un fallo. Quinto angolo della Narnese, ancora bagnato sulla sfera, pallone in mezzo, esce Frola a liberare dalle parti di Bragaletti, attenzione, possibilità per la ripartenza biancorossa. Bragaletti arriva di gran carriera centralmente, Flavioni, il tocco è proprio per lui, ma ha letto bene Paoloni, che si è frapposto sulla sfera. Allora rimessa subito lunga, questo pallone fa per due, quindi Zarra contro Barbini, Zarra, il cross dentro, il colpo di testa di Bagnato e la rete al 45esimo minuto, la rete della Narnese con Andrea Bagnato, da una ripartenza in cui l'Orvedana poteva far male, dall'altra parte il cross di Zarra, l'incornata di testa che non era fortissima ma molto molto angolata, non c'è arrivato Carmine Frola e la Narnese si porta in vantaggio proprio allo scadere. Primo piano per Andrea Bagnato, che riporta avanti la Narnese, perfezionato la rimonta nei confronti dell'Orvetana. Vediamo quanto c'è ancora da giocare, 4 minuti di recupero. E adesso ci vorrà un altro piccolo miracolo, anche se l'Orvietana dovrebbe realizzare due gol per rientrare nei giochi della Coppa. E il tecnico Sabatini richiama Paoloni, che peraltro era già entrato in sostituzione di un suo compagno, e fa esordire Filippo Latini, classe 2002, come Paoloni. Due a uno Narnese. Bragaletti, Simoncini, ancora verso Bragaletti, c'è l'anticipo, poi fa per due, scaramente il pallone lontano nelle parti di Vicaroni, arriva di gran carriera Guazzaroni, Cunzi sbaglia tutto sul rilancio con palla che termina oltre la linea laterale, la rimessa in gioco ancora di Guazzaroni, vediamo se l'Orvietana riuscirà a sfruttare questa opportunità lasciata all'incombenza della rimessa laterale a Flavioni. Si muovono un po' tutti, Guazzaroni, il controllo, zona cross, è chiuso, riesce a mettere il pallone dentro, poi la conclusione tentata, ma c'era stato un fallo fischiato dall'arbitro Anelli di Terni, che tutto sommato, a mio avviso, non ha disputato una cattiva prestazione, anzi piena sufficienza per il fischietto ternano. Si dovrà riprendere con un calcio di punizione in favore della Narnese, mentre al nostro cronometro è scoccato anche il 48esimo minuto. Zarra, tocco a favore di Filipponi, commette fallo, calcio di punizione per l'Orvietana. Si sbraccia anche Sabatini in panchina, il rilancio lungo, svetta di testa Tancini, quindi Proietti,
prova ad andare sul settore di destra, è chiuso, pallone che carambola dalle parti di Zar in mezzo a due avversari, viene chiuso in maniera fallosa da parte di Greco, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Scoccato anche il 49esimo minuto, Zarra a terra, forse un altro minuto l'arbitro lo farà giocare. Pallone lungo in profondità, Rocchi ovviamente mantenere la sfera senza consentire all'Orvietana di ripartire, che adesso ci riprova e arriva in questo momento il triplice fischio del signor Anelli di Terni, coadiuvato da Vagnetti e Trotta di Perugia. Alla fine vince la Narnese 2-1, in rimonta la squadra di Sabatini conquista 3 punti raggiungendo l'Olimpia San Valentino Tirus in classifica, dovrebbe, se non dico una falsità, essere in vantaggio in virtù del fatto che ha segnato 2 reti rispetto all'1 realizzata dalla San Valentino, e quindi l'8 settembre, quando si giocheranno a Terni, si giocheranno il passaggio del turno. Niente da fare per l'Orvietana, che lascia la Coppa però disputando una buonissima prova anche quest'oggi. La squadra di Gianfranco Ciccone ha giocato una buona prova, andando in vantaggio con Keita, raggiunta nella ripresa da un gran gol di Quondam e altrettanto bello anche il gol di Bagnato di testa per il 2-1 finale. È tutto qui dal comunale Sant'Anna di Narni Scalo, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento fra pochi giorni, domenica, allo stadio Luigi Muzzi, arriva all'Ellera per la prima giornata di campionato. Ci saremo anche noi con la differita, come al solito, lunedì sera alle ore 21.